Buonasera! Buonasera! Sindaco, buonasera, ma te pappendi? Carruba. Come Carruba? Carruba è un tipico prodotto di scraffingi, usanza di papà e di papà. Ma perché cosa si mangia questa Carruba? Ah? No, beh, è un'usanza debita, te va di ora. Ma il paese, tu bene, a proposito, che mi sì, la gente sì, sta beh, chiedendo... Ma è di Nurri, Gustus. No, non sono di Nurri, il gruppo si chiama De Nur. Ah, di che fonte di Nurri, di Orrori, vero? No, non sono di Orrori, sono di Nur, Nur è il nome del gruppo, t'accidra, Dunque, andiamo allora, a cosa avete fatto in paese questa settimana? No, tutto bene, tutto buonasera. No, in paese in poche parole abbiamo inaugurato questa settimana la sede del mio partito. Ah, mi fa piacere. Che partito ha lei? Partito delle Libertà? No, sa Libertà da casino. No! Ma non dica queste cose che brutte, volgare. Brutto, no. Sindaco. Il nostro partito è il PD. PD di Veltroni? No, una vizza. Veltroni. Come una vizza? Non c'entra niente il nostro partito con quello di Veltroni. Il nostro partito l'abbiamo fondato negli anni 60. E chi era fatto? Mi ricordo l'abbiamo fondato io, Goppai Battestino e Savovida Generosa, di nome e di fatto. Generosa poi era una tipa che regalava sì, cose. No, timbrava le tessere. Come allora. Timbrava le tessere? Ma dai, il partito va lasciamo stare, questa l'ha capita adesso. Che? Cosa significa, Robertino? Ah, Lucio che sono Giudendi. Cosa significa PD? Il vostro partito PD, cosa vuol dire? No, dunque, il nostro partito significa Partito della Democrazia Radical Comunista Liberal Socialista. Cioè, tutto questo bordello, c'è tipo, avete messo solo PD? Eh beh, io sintetizzavo in due parole, beh, però prendiamo un sacco di voti in paese con questo. E dunque, avete recuperato tutti i partiti, non è una cosa molto regolare. Come? No, è regolare. C'è un po' di contraddizione. Beh, vabbè, ammettiamo che hanno qualche contraddizione, c'è. Infatti io mi ricordo che negli anni 70 sì. avevamo organizzato un comizio in Bidda e contemporaneamente nel palco avevamo invitato Andreotti, Berlinguer, poi ci fu di Craxi, che era appena entrato in sala. Ah, lui è giovane, certo. Craxi e Almirante. Fanta Ghisonendi, la cosa bella, la cosa particolare, che ognuno diceva la cosa al contrario dell'altro, si fanta, vago, contraddicendo tra di loro. Infatti, allora, alla fine cosa è successo? No, alla fine tutto a posto, si funti castello son facce e santi scappavo a... Non dica quella parola. Ce la manca gli altro, beh, io mi sono educato. Beh, però certo. Santi mandavo a Gudulogo, un po' che certo. parola, Santi sgregato dalla cosa. Vabbè, come va in paese? Cosa stai combinando adesso, no, oltre bene, a questo partito? Se uso un po' che parole, alle prese con la dichiarazione dei redditi, se uso un casino. Col CUD, dovete fare il CUD. Su CUD, lei sa cosa vuol dire CUD? Su CUD, lei lo sa cosa è il CUD? Beh, certo, tu te ne uso tutto. CUD è una cosa che hanno tutti, certo, ma... Vabbè, ha ragione, certo che non c'è. Bene. Ma a lei glielo fanno o se lo fa fare? Come? A lei glielo fanno o se lo fa fare? Boh, a lei? A me lo fa tutti gli anni il commercialista e chi me lo deve fare? È di Bracide. Di Bracide. Ma parola allora, si rocca, è una cosa che va fatta, il CUD va fatto, non è che è una... È una legge, il paese lo impone. E in paese come vi siete organizzati, posto good? Beh, vabbè, noi abbiamo assunto una persona e lui ha il compito di fare tutto Saidda. Questa è una bella cosa, non tutti i paesi hanno questa... No, noi, guardi, io me lo sono preposto perché nella propaganda elettorale, quando abbiamo fatto la campagna elettorale, uno dei punti fermi del mio programma era appunto quello di fare su good a sa gente. E questo no, un applauso se lo merita perché. Se lo merita perché. Insomma, è una cosa che tutti i paesi dovrebbero fare. Questo è un segno di civiltà. È un segno di civiltà. Anche perché poi chi non può fare. Chi non sta lavorando, quindi non è. Come? Non è una bella cosa. Chi cioè, non fa il CUD non lavora. E beh, chi non lavora no, non gli possono fare il CUD, certo. Ah. È così. Mi guardi strano. Comunque. Chi appunto Iada Bolli, dato che ci conosciamo, qualcuno in sala, anche a casa, i musicisti, certo. Chi avesse si fa su good, benese in bidda, certo, che vuole... in poche parole, chi vuole venire in paese si doveva su gratis. Non grazie. Sì. Va bene, allora io la ringrazio. Io non dico che i musicisti, sì, è lui che sono... Gli accompagno in paese allora scrappino. Venite con lui, prego. Su. Andate a farmi fare su good. Andiamo. Su good, ciao. Prego, Lure! E il sindaco di Scraffigiu. Prego. E adesso, a destra. Maestro Ghiani, lei il CUD? No. Tutto a posto. Allora, è arrivato il momento della moda. E qui abbiamo un...